Buonasera a tutti e benvenuti a questa serata dedicata agli animali africani. Per chi mi segue sa che tutti i giovedì faccio una diretta incontrando degli ospiti meravigliosi e accompagno questa diretta con l'uscita di un mio libro fotografico ogni volta diverso. Questa settimana è dedicato agli animali africani. È un libro di sole fotografie con una breve parte introduttiva che potete trovare su Amazon. Vi chiedo subito se si sente e si veda bene e vi chiedo anche di condividere la diretta sulle vostre pagine onde aumentare la visibilità. Partiamo subito perché questa sera abbiamo tantissime cose divertenti e coinvolgenti anche con voi. Seguiteci fino alla fine perché nella seconda parte avremo un po' una novità rispetto alle serate classiche di fotografia. Aspetto che mi diciate se si senta bene e intanto presento i miei ospiti che sono Maurizio Gioggi. Ciao Maurizio, benvenuto. Ciao Andrea, grazie dell'invito, buonasera. Buonasera a tutti. Come me è socio di AFNI, Associazione Fotografi Naturalisti Italiani, e poi è con noi naturalista e biologo marino Filippo Fratini. Filippo, ciao e benvenuto. Ciao, grazie Andrea, buonasera a tutti. Bene Maurizio, prima di iniziare due parole brevemente su questa associazione che ci ha fatto incontrare e che ha iniziato questa collaborazione, è già la seconda volta che siamo insieme, tu conduci quasi tutte le dirette di AFNI su livello nazionale, quindi sei espertissimo, ma questa sera per la prima volta in assoluto vedremo le tue fotografie. Quindi... Esatto. Un momento emozionante, infatti solo per te, assolutamente. Infatti intanto, come dire, AFNI ci ha fatto incontrare, questa è una cosa ovviamente piacevolissima, ci ha fatto incontrare in occasione della tua vincita del concorso di Asferico 2019, per cui è stato anche un momento per te particolarmente felice e sono molto contento di questo. Rapidissimamente due parole su AFNI per chi non ci conosce. AFNI è un'associazione ambientalista, è da più di 35 anni che diciamo è stata fondata. È stata fondata da un'idea di Paolo Fioratti, che era un fotografo naturalista. L'idea fondamentale che contraddistingue AFNI è quella di portare avanti un messaggio di conservazione dell'ambiente attraverso delle immagini, le immagini della natura. Però non sono semplici immagini di natura, ma hanno con loro una sorta di marchio che le rende differenti. Perché? Perché abbiamo la garanzia che siano fatte nel rispetto del soggetto fotografato, qualunque esso sia, grande panorama piuttosto che il piccolo insetto, ripreso nella sua naturalità,
Per cui è fondamentale, secondo il nostro pensiero, quello che cerchiamo di divulgare, che se si ama la natura e si vuole difenderla e di conseguenza attraverso l'arte fotografica si vuole mostrare la bellezza, bisogna farlo però con dei canoni rigidi, con dei canoni che presentino la natura nella sua reale bellezza e senza alterarla. Il mezzo digitale permette di fare alterazioni di tipo diciamo fotografico in post-produzione, ma la fotografia naturalista significa andare in ambienti naturali e se si va in ambienti naturali con scarsa attenzione si fa del danno, per cui si rischia di andare a fotografare un soggetto e in realtà creargli un danno. Per cui AFNI ha questo messaggio che cerca di veicolare e le due serate sono un ottimo modo per veicolare anche questo messaggio, assolutamente. Io, come sai, tendo a condurre, per cui mi approprio immediatamente della conduzione. Quindi per me è divertentissimo essere insieme a te. E già ci dicono, dice Alfonso, finalmente vediamo le foto di Maurizio, grazie Andrea. Ecco. Guarda, questo è veramente un evento straordinario. Poi chiaramente con questo si conclude la mia carriera di fotografo naturalista, ovviamente. Però diciamo che è stata una grande avventura fino adesso. Ma infatti, come dire, sono apprezzato perché non lo fate mai vedere e che di conseguenza nessuno sa come fotografo fondamentalmente. Comunque no, io non parliamo di me, volevo parlare invece di te assolutamente, perché la prima cosa, questa sera parliamo di Africa e come puoi immaginare anch'io sono un innamorato dell'Africa, ci sono andato diverse volte come immagino anche te, anzi come so che ci sono andato anche te, quindi la prima domanda non è sulle foto che hai messo sul libro perché le vedremo, ne parleremo, la prima domanda è l'Africa, la sensazione che hai voluto trasmettere con quelle foto nel libro. Rispondo subito alla tua domanda, ma prima voglio rispondere a Blue Deep Emotion che mi invita a essere Presidente del Consiglio e io accetto. Possiamo votare. Non so dove cominciare. Se il problema fosse solo quello, sei in comuni con tanti, per cui non ti preoccupare. Ho un obbligo in relazione a Blue Deep Emotion. Blue Deep Emotion è un'associazione di divulgazione subacquea, direi, perché hanno un concetto nuovo di approcciarsi alla subacquea, con cui loro mi dicono: noi portiamo la gente sott'acqua a vedere, a capire quello che va a vedere. E il qui presente Filippo Frattini è docente nei corsi di biologia submarina di Blue Deep Emotion. Altra cosa, ho finito, se non saluto Cristina Vona si arrabbia perché l'ho salutato solo suo marito, che oggi non saluto, quindi vale doppio. Ecco. Saluto anch'io. La tua domanda... Ciao Cristina. L'ho scritto brevemente nell'introduzione del libro. L'Africa per me rappresentava il sogno proibito. Ero già stato in Africa, ma in Africa per fare fotografie subacquee, ad esempio in Egitto, in Sudan o in Marocco, in Tunisia, quindi non prettamente tour fotografici e orientati alla natura. E nel 2019 ho coronato questo sogno. E il mio sogno era quello di vedere miliardi di animali e fotografarli tutti. E il sogno ovviamente si è tramutato in realtà, perché in 3 giorni di tempo pessimo ho visto veramente, veramente quasi tutti gli animali che si possono vedere in Africa. Io sono stato al Parco Kruger e anche di più. E direi partiamo subito con quello uno dei più difficili da vedere, che è il tasso del miele. Mi permetti Andrea una piccola annotazione. Avete capito immediatamente, chi ci ascolta, la differenza fra un fotografo normale e uno che ha la C maiuscola. E questo è un esempio, perché lui ci è andato 3 giorni e li ha visti, io ci sono andato 3 anni e non li ho visti, per cui come potete vedere già immaginiamo la differenza fra me e lui. Vai Andrea. No, qua guarda, l'animale è meraviglioso. Filippo ha preparato alcune chicche sul tasso del miele. Fra poco poi vedremo un filmato incredibile di fuga da Alcatraz del tasso del miele. Vado. Vai. Allora. Vai Filippo. Allora, questo animale, il tasso del miele, è un mustelide, è onnivoro, quindi mangia praticamente di tutto e di più, addirittura mangia le ossa e le penne degli animali. E si chiama tasso del miele proprio perché va ghiotto anche di miele. E una storia carina è che in alcuni punti, in alcune zone dell'Africa, si è stabilita un rapporto simbiontico tra il tasso del miele e un uccellino che si chiama indicatore, viene chiamato,
e questo uccellino praticamente porta, indica la strada al tasso per arrivare fino a un alveare, e lì troverà il miele e l'uccellino avrà la ricompensa di un po' di miele. Ovviamente il tasso del miele viene punto dalle api, però resiste molto bene alle punture, non ha problemi. E adesso andiamo a vedere che cosa fa veramente di pazzesco questo animale, perché è uno dei più coraggiosi sicuramente al mondo. Intanto iniziamo a vedere come è fatto il suo mantello. Vedete che c'è una colorazione che è strana, è particolare. Vedete che è chiaro sul dorso e scuro invece ventralmente. Di solito gli animali hanno una colorazione più criptica, cioè sono al contrario, è il ventre che è chiaro e il dorso scuro. A lui però non interessa nascondersi, confondersi con l'ambiente. Quando arriva un grande animale, per esempio un leone, i predatori incredibili che ci sono in Africa, lui non si spaventa, non scappa, anzi li affronta a viso aperto. E addirittura quando un leone riesce a morderlo, la sua pelle è talmente resistente, ma anche elastica e lassa, che si allunga e il tasso del miele riesce a girarsi su se stesso e a mordere il leone. E in questo modo ovviamente si difende alla grande. In più si difende anche e attacca anche i serpenti. E addirittura resiste al veleno del mamba nero, del black mamba, che è uno dei serpenti più velenosi al mondo, che vedremo dopo. Quando viene morto, che ho visto. Altra botta quando viene morto. E devo dire che io ero un animale che conoscevo perché avevo un'enciclopedia da piccolo che si chiamava Guarda e scopri gli animali, quella bianca con molto sottile, che è in tanti volumi, e c'erano questi animali stranissimi, appunto il tasso del miele, che erano animali mitici, ecco. Quindi devo dire che poi i tuoi racconti, Filippo, lo fanno diventare veramente un animale mitico e simpaticissimo. Ma soprattutto il fatto che fa scena di fare il finto morto quando viene morso dal serpente è straordinario, perché poi mi dicevi, Filippo, che si risveglia a un certo punto, parte e se ne va, come se non fosse successo nulla. Sì, probabilmente il veleno ha un effetto su di lui, però non lo uccide. E dopo vedremo invece che tipo di effetti può avere su di noi quel veleno. Quindi assolutamente. È veramente incredibile. Assolutamente. Ecco. Solo una precisazione, quel filmato è una piccola estrapolazione, un filmato della BBC che abbiamo preso da YouTube, quindi i crediti vanno a loro. Bene, questa meravigliosa foto la trovate nel mio meraviglioso libro Africa, Leoni, Elefanti and Company. Adesso vediamo una foto di Maurizio. La prima parte, vediamo una foto mia, una di Maurizio, così vi vedo già belli caldi, sono tutti abbastanza scatenati, ma poi nella seconda parte avrete spazio libero per la nostra, chiamiamola, battle, poi ve la spieghiamo meglio più avanti. Per divertirsi. Maurizio, invece, guardate cosa è riuscito a vedere. Qui eravamo nel Parco Kruger, nella zona quella, diciamo, accessibile, per cui in quella parte del parco che ricordiamo ha le dimensioni della Lombardia, tanto per dare un'idea a chi ci ascolta, e si può circolare per la maggior parte su strade con macchine normali, ovviamente andando molto piano, perché chiaramente ci possono essere incontri di certe dimensioni. Poi ci sono alcune zone che invece sono di accesso riservato ai lodge, si può entrare soltanto con le guide accompagnati. Questa era una zona assolutamente libera e stavamo camminando, in quel caso eravamo io e mia moglie, allora fidanzata, che andavamo in viaggio, e abbiamo visto delle macchine che erano appostate sotto un albero, ci siamo avvicinati piano piano e abbiamo notato questo leopardo. La fotografia è fatta dal finestrino della macchina, perché lì ovviamente non puoi scendere. Ho utilizzato un 300 mm, per cui vi dà anche l'idea che stai comunque relativamente vicino per fare una foto così. Il leopardo era gigantesco, messo molto in alto, e come potete vedere aveva portato la sua preda, perché fa così, adesso ce lo dirà Filippo, ci racconterà Filippo il perché fa così, e l'aveva annodata al ramo. Stava lì tranquillo, perché per loro le macchine non sono assolutamente un disturbo, ormai sono abituati, si è concesso alla platea come un divo, per cui si muoveva, si spostava, si inclinava, ogni tanto si faceva qualche piccolo versetto, insomma si è divertito e noi lo abbiamo ammirato per tutto il tempo. Poi
naturalmente la luce è cominciata a scendere e ci siamo diretti verso il lodge. Fantastico le sue dimensioni e la sua agilità, perché ripeto, l'albero era veramente molto molto alto. Filippo, raccontaci quello che fa il leopardo, perché va là sopra soprattutto. Sì. Questa foto è fantastica proprio perché ci permette di parlare del comportamento del leopardo, che è un felino solitario e quindi ha una duplice difficoltà in Africa, che è sia quella di andare a catturare la preda, e lui lo fa abilmente con degli agguati, ma una volta catturata la preda non finisce lì la fatica, perché ovviamente in Africa ci sono tanti altri animali come le iene, come i leoni, che sono pronti a sottrarti la preda che hai catturato, e così il leopardo se le porta sull'albero e si riesce a portare anche grandi antilopi sopra l'albero, e questo ovviamente ha una fatica enorme. Immaginatevi lui solo con la bocca, con lo sforzo del collo che è molto possente, deve portare queste prede sull'albero. A quel punto se le può mangiare tranquillamente senza il terrore di farsele portare via. Ha degli artigli retrattili come i nostri gatti, e con quelli riesce ad arrampicarsi perfettamente sui tronchi, e vedete che di solito riesce in qualche modo ad infilzarli o a avvolgerli proprio attorno ai rami. Di solito si sceglie dei rami biforcuti e incastra lì la propria preda e se la potrà mangiare tranquillamente. Bellissime anche le macchie del leopardo, che qui le vediamo molto bene da questa foto, che sono ravvicinate tra loro, e vedremo dopo molto bene anche la differenza rispetto a quelle del ghepardo, che invece sono più distanziate, sono proprio dei puntini. Ricordano anche un pochino l'impronta del leopardo, viste da qui queste macchie. Sì, ma poi il ghepardo ha proprio una struttura fisica completamente diversa. Il ghepardo è una macchina da corsa, il leopardo è un altro tipo di felino. È più vicino ai gatti sicuramente, molto belli. Bene, direi che passiamo a quello che hai nominato prima, il serpente più velenoso del mondo, ed eccolo, il Black Mamba. Qui quando l'hai visto, ti sei preoccupato? Ah, io in realtà ero su una piattaforma di fronte a uno stadio dove stavo fotografando degli elefanti in un campo tendato, mi giro verso un albero prospiciente questa piattaforma e vedo questo serpente che dico, guarda... sarà sicuramente innocuo, perché in natura i serpenti, di solito quelli velenosi, sono molto colorati, quindi sarà una biscia, ho detto dentro di me. Però per fare uno scherzo, io conosco due serpenti, il Black Mamba e la Vipera, di nome, dico sarà sicuramente il Black Mamba, figlio un po' del retaggio del film Kill Bill, no? Chi non conosce la scena in cui si dice 7 secondi, 7 passi e poi muori, no? E allora vado da un ranger e dico, guarda ranger, scherzando, c'è un Black Mamba, e lo vedo abbastanza impaurito e dice, è sicuramente un Black Mamba, abbiamo un grosso problema. Anche perché il Black Mamba, ovviamente, dopo poco si infila sotto la piattaforma in un posto introvabile, quindi all'interno dell'accampamento. Per cui hanno chiamato un esperto di serpenti che per fortuna in poco tempo l'ha catturato e poi gli ha ridato la libertà. E io ho fatto anche il filmato di questo. Direi magari, Filippo, prima di farci raccontare qualcosa da te sul Black Mamba, facciamo vedere il filmato, che dici? Va bene. Puoi parlargli sopra, ovviamente, se ti smicrofoni. Ok. Allora, questo è il Black Mamba, questo è proprio un video di Andrea, di quello che vi raccontava prima. Il Black Mamba si chiama così non tanto perché sia nero, vedete che è più sul tono grigiastro, però è nero l'interno della bocca, quindi quando spalanca le fauci si vede che all'interno è nero, e per questo viene chiamato così. È velenosissimo, qui vedete che lo stanno allontanando per andarlo poi a liberare in una zona differente ovviamente rispetto a dove dormiva Andrea, ed è un animale velenosissimo. Pensate che con un morso è in grado di uccidere una ventina di persone, quindi la quantità di veleno che inocula in un singolo morso. Però in realtà c'è anche da dire
che è difficile essere morsi dal Black Mamba, perché se lui può scappa, quindi il suo primo tentativo è quello della fuga. Il veleno lo utilizza per un altro motivo. Ecco, qui si vede molto bene che Andrea, che ha zoomato la foto, vediamo l'occhio con una pupilla circolare, che è proprio da serpente diurno arboricolo, che lui sale sugli alberi e va a catturare le sue prede. In particolare è un grande cacciatore anche di uccelli, quindi lui dà un morso all'uccello e l'uccello cade stecchito sotto l'albero e poi lui se lo va a mangiare immediatamente. Per questo gli serve il veleno, ovviamente, non è una minaccia nei nostri confronti, assolutamente, però è letale anche per l'uomo. Posso immaginare, Andrea, che da quel momento in poi, tutte le sere che andavi a letto, rovesciavi il letto per capire se ci trovavi un ospite, probabilmente. Esattamente, perché quando sono stato io ad agosto c'erano temperature freddissime, fra i 5 gradi e i 13 gradi di massima, e ci avevano detto che una dei casi dove può succedere questa cosa del morso è perché entri nel letto bello caldo e ci trovi dentro il serpente che è andato a scaldarsi anche lui. Beh, che, scusa, alla tua età cosa volevi trovare di diverso? Perdonami. È pronto per la battle dopo, mi hai già scherzato. Sì, esatto. Cominciamo a scaldarci. Tutti tranne il tasso del miele che sopravvive. Esatto. Noi abbiamo un supereroe dopo. Per cui no, esatto. Va a letto col tasso del miele sotto. Probabilmente. ci dice un nostro amico che ci segue sempre. Dice che un amico morso dal Black Mamba è sopravvissuto. Sì, è possibile, io avevo letto le statistiche, la morte, la tempo medio di decesso è di 20 minuti, quindi può essere 8 o 40, probabilmente sarà stato, spero per lui che sia stato trattato, perché se è sopravvissuto senza, è un caso, ecco. Avrà finito la fine della vita, probabilmente. Bene, ora c'è passiamo. C'è anche l'antidoto poi. Ah beh, esatto. Sì, ovviamente. Sì, ecco, ti preciso che la guida aveva detto che sarebbe andata in un centro dove gli avrebbero estratto il veleno per l'antidoto e poi liberato. Se l'ha messo in quel secchio, se l'ha messo dietro la macchina, noi abbiamo giurato che non saremmo mai saliti. Passiamo a una foto di Maurizio, che è bellissima, e quindi qua hai visto che io non sono maligno come te. No, io te l'ho detto, io guerra è guerra, con R sola, la guerra è guerra, per cui dopo vedremo quello che succede. Ecco, no, questa... ci spiega che è stato ovviamente trattato con antidoti locali. Credo che se ti trattano entro la prima 20 minuti, mezz'ora, hai più buone possibilità di sopravvivere. Comunque, chi vuole se lo può andare a vedere, ci sono tutti i dati. Vai Maurizio, scusa. Sì, questa qui ovviamente siamo sempre nel parco Kruger, è una dei modi che hai quando vai nel parco e cerchi di fare fotografie a questi animali che comunque sono abbastanza ben visibili, è quello di appostarti vicino alle pozze, perché sicuramente nell'arco della giornata, e abbiamo osservato anche a ondate diverse, arrivano vari animali. Magari ecco, quando parti la mattina dal lodge, vedi un pochino dove sono gli avvistamenti, ti rendi conto di dove il giorno prima si muovevano più gli animali e cerchi di andare nelle pozze che sono in quella vicinanza. Poi ti rendi conto che la pozza è frequentata perché vedi se ci sono impronte abbastanza fresche nel fango che danno l'idea che è una pozza che viene frequentata dagli animali. La giraffa ovviamente è un animale meraviglioso, qui eravamo leggermente alti sulla strada per cui c'era un affossamento e sotto c'era questa pozza. E la giraffa è un animale meraviglioso, ma è anche maestoso naturalmente, ma di una lentezza straordinaria, perché poi in questa posa è ovviamente vulnerabile, per cui quando viene a bere lo fa con una circospezione incredibile, la vedi arrivare da lontano, fa tutto dei giri per avvicinarsi all'acqua, poi si mette in posizione, poi si abbassa lentamente, si rialza, si abbassa e si rialza per controllare se per caso esce qualcosa, intorno deve avere tutto scoperto, poi alla fine dopo circa un'oretta finalmente beve, sempre con la massima circospezione, alzandosi e abbassandosi, e poi finita la beverata va via con tutta la sua maestosità. Questa è una particolarità, perché vi potete rendere conto da quell'altezza arrivare a bere lì per terra la fatica che deve fare. Filippo, mi confermavi che è proprio strutturalmente complicato.
Filippo, Sì, scusa, diciamo però che. solo un attimo prima di ridarti la parola, volevo salutare Adriano Ceccarelli che ci sta seguendo dall'aeroporto di Madrid e sta andando in Baja California. Lui è l'operatore con cui organizzo le spedizioni in Bassa California, a febbraio a vedere le balene e a settembre a fare tour nel deserto e nei Marlin. Con lui ho vissuto delle esperienze indimenticabili, vuol dire che qualcosa si sta muovendo se lui sta ripartendo, quindi sono più fiducioso, ecco, per il prossimo Speriamo, futuro. speriamo. Eccomi Filippo, ti rigiro la domanda di Maurizio aggiungendo una mia che si collega, perché la giraffa ha il collo così lungo? Allora, partiamo da quello che diceva Maurizio, e quindi una giraffa ci mette tanto a bere perché deve valutare diverse cose, soprattutto i predatori, perché quando si trova in questa posizione così scomoda non può vedere se arrivano dei predatori da dietro, ma anche dall'acqua. Se è una giraffa piccola può essere catturata anche da un coccodrillo. E quindi le giraffe cercano di evitare il più possibile di bere, possono rimanere anche diversi giorni senza bere, 2 o 3 giorni senza bere, perché l'acqua la ricavano anche dalle foglie, quindi dalla loro dieta. Però quando bevono potrebbero esporsi, almeno secondo la nostra logica, ad alcuni problemi. Cioè, la giraffa è un animale altissimo, lo sappiamo, la testa sta molto in alto, sta a quasi 5 metri di altezza, no? E il cuore pompa il sangue fino a lassù per farlo arrivare al cervello. Noi ci potremmo chiedere, quando lei si abbassa per bere, tutto questo sangue non gli dovrebbe arrivare velocemente al cervello? Non dovrebbe avere dei problemi proprio circolatori? Cioè, gli arriva questa botta di sangue fortissima al cervello? Oppure quando si alza dovrebbe avere almeno un giramento di testa. In realtà, oppure un'altra domanda, quando invece sta in piedi, il sangue non si accumula nelle parti più periferiche, per esempio le zampe che stanno in basso, come fa a risalire così tanto? E le risposte le troviamo nel suo sistema circolatorio, che è dotato di vasi sanguigni che sono elastici e anche dotati di valvole. In questo modo la pressione sanguigna che arriva ai vari organi della giraffa arriva sempre alla stessa pressione, quindi il sangue si sposta sempre alla stessa pressione, non ha questi sbalzi repentini che ci potremmo aspettare da un animale così alto. E questo è veramente, si può spiegare molto bene con questa immagine che è veramente perfetta. Filippo, prima di passare alla prossima, hai spiegato una cosa anche delle vene, mi avevi raccontato, dell'elasticità, giusto? Esatto, esattamente. E anche la pelle è elastica, soprattutto quella delle zampe. Per rispondere velocissimamente all'altra tua domanda, che era quella sul collo della giraffa, è proprio l'esempio classico con il quale si spiega anche nelle scuole il concetto di evoluzione, no? Quindi si parte da Lamarck, che sosteneva per primo che le giraffe avessero il collo così lungo perché si sforzavano di arrivare alle foglie più in alto, e quindi piano piano, con questo sforzo, con questa ginnastica che facevano, riuscivano ad allungarsi il collo e in qualche modo riuscivano a trasmettere questo comportamento anche alle generazioni successive. Ovviamente questo non è vero, perché non è che basta fare palestra per avere dei figli palestrati, ma Darwin Certo. poi ha trovato la soluzione, ovvero che casualmente all'interno della popolazione delle giraffe esistevano alcune che casualmente avevano il collo più lungo. E venivano selezionate in un determinato ambiente perché quelle mangiavano, erano più forti, si riproducevano, a discapito di altre giraffe che magari avevano il collo più corto e quindi non si riproducevano, e tutto questo veniva tramandato di generazione in generazione, e questa è un po' la selezione naturale spiegata in 2 secondi. Filippo, vediamo se sai rispondere o probabilmente un'affermazione di Michael Paltrinieri, un maschio, quello nella foto. Non so se è una domanda o un'affermazione, presumo sia un'affermazione. Tu Sì, hai era idea? probabilmente un maschio perché Sì. era molto grande e ben strutturato, probabilmente era un maschio, anche il manto dava l'idea. Un Sì. saluto anche ai Bottoli, che sono un'istituzione della fotografia, ha fatto la Grazie. storia della fotografia subacquea in Italia, vincendo tantissimi premi con foto che non avete idea di cosa hanno creato queste due persone con la pellicola. Adesso sembra tutto semplice, loro
facevano delle matte, facevano delle cose meravigliose, una coppia veramente unica nel panorama nazionale della fotografia. Grazie per seguirci, Anna e Settimio. E passiamo al mio animale, uno dei miei animali africani preferiti, che è il pacocero. Qua non dico niente perché è talmente noto sul film Il Re Leone, però qua ci dici qualcosa tu, Filippo. Va bene. Il facocero o facocero ha queste zanne molto lunghe, partiamo da lì, che gli servono sia per difendersi sia per scavare. Vedete che ha questo muso molto lungo, molto grande, che utilizza proprio per scavare, per fare delle buche sulla terra e andare a cercare le radici, che sono uno dei suoi piatti preferiti, diciamo. E poi da questa immagine si vedono molto bene delle escrescenze dure sulla pelle, sotto agli occhi, e quelle gli servono per proteggersi proprio gli occhi, gli organi della vista, insomma. E è un suino, quindi un parente dei maiali e dei cinghiali, ed ha una particolarità però rispetto agli altri suini. Se Andrea riesce a abbassare un pochino la foto, vediamo che è l'unico che si inginocchia per mangiare e quindi presenta una sorta di ginocchiere, dei calli sulle zampe che gli permettono appunto di non ferirsi quando fa questa azione di inginocchiamento. È un animale diurno, quindi si incontra spesso di giorno, le femmine vivono in branchi, e una femmina proprio guida il branco, mentre i maschi sono più solitari, proprio come quello del cartone del Re Leone con Pumba, no? Che è il tipico facocero che gira da solo con il suricato, insomma. Allora, Filippo, se ben ricordo, ieri quando abbiamo preparato la diretta, a questo punto ci sono due filmati per il film del Re Leone, no? E li facciamo vedere tutti e due. Uno è dedicato ai leoni in amore, secondo me fa ridere perché se antropoformizziamo un po' questa scena, noi maschietti e le femminucce vedranno delle caratteristiche forse, diciamo, comune. E poi la scena successiva sono i ruggiti dei leoni al tramonto. Dopo il tramonto ci siamo fermati a seguire un leone che stava mangiando, era un gruppo di 5 leoni che stava nutrendosi, avevano catturato uno gnu e si stava mangiando, e poi si sono messi a ruggire. È stata un'emozione meravigliosa. Vediamo prima i leoni in amore. Ecco, Filippo, se vuoi dire qualcosa mentre passano le immagini sui leoni. Sì, i leoni sono gli unici felini sociali, quindi prima abbiamo visto il leopardo che era solitario, loro invece vivono insieme, c'è un maschio dominante che protegge il territorio, e qui si vede che si accoppia con le femmine, e qui si vede una femmina che lo sta provocando. Guardate che scene. Maurizio, ti rubo un minuto, racconto quello che vi ho detto ieri. Io sono stato fortunato perché sono capitato nella stagione degli amori. Cosa succede nella stagione degli amori? I leoni si dimenticano di qualsiasi altra cosa, di mangiare, di bere, di qualsiasi altra cosa, forse di bere, bevono, ma si accoppiano addirittura 50 volte al giorno, e tutti noi diciamo voglio essere leone. Però attenzione, la durata dell'accoppiamento è di pochi secondi, fra 5 e 10, giuro perché l'ho visto io, e poi passano 10 minuti, lui esausto si sdraia per terra, lei gli fa le moine e poi riparte tutta questa meravigliosa scena. Quindi la domanda che facciamo a chi ci segue: meglio 50 da 10 secondi o... Adesso non facciamo questi siamo ancora in fascia protetta, credo. C'è anche mio figlio che mi sta ascoltando, adesso noi magari parliamo di altro. Va bene. Andiamo sul ruggito, mi sono lasciato andare. Andiamo sul ruggito. Sembrava infaticabile questo leone, ma in realtà loro dormono anche 20 ore al giorno. Thank you.
Fantastico questo ruggito. È un suono incredibile. A me è capitato di ascoltarli in Botswana dormendo in tenda una sola notte, in tenda all'interno del delta dell'Okavango, li senti da lontano, sono dei suoni incredibili. Veramente è uno dei suoni più possenti che emettono gli animali in natura, e loro lo fanno per mantenere il loro territorio, un segnale, come i segnali odorosi ci sono anche quelli sonori. Sì, sì, la guida diceva che questo leone è a 8 chilometri, e tu dici, però, tanto come faceva lui a sparare 8 chilometri, probabilmente, come dire, la tirava un po' lì, però è incredibile il suono nel silenzio, ovviamente, del bush. Diciamo che, incredibile. Che 8 chilometri è un dato che viene riportato come la lunghezza massima, diciamo, quindi forse l'hanno studiato, non so bene come, ma... È riportato su vari testi questa cosa degli 8 chilometri, quindi ci sta. Ci sta, che l'aveva letto. Senti, ti faccio una domanda, Filippo, perché ce la faceva Adriano, no? A proposito del facocero o facocero. Lui chiedeva come si difendono dai predatori. Eccola qua, perfetto, in perfetto sincronismo. Come si difendono dai predatori questo tipo di soggetto? Sì, allora, loro... La prima cosa è la fuga. Sono abbastanza veloci. E quello che cercano di fare è, se vengono sorpresi, perché ovviamente se si accorgono prima del predatore iniziano a scappare velocemente, e molto spesso vengono presi, e l'unica cosa che possono fare a quel punto è cercare di caricare, un po' come fanno i nostri cinghiali. E una cosa un po' faticosa da vedere quando vediamo che vengono presi è sentire il loro lamento, perché durante la cattura emettono dei versi abbastanza anche striduli, e sembrano proprio, a noi ci ricordano un po' la sofferenza, antropomorfizzando tutto il comportamento. Però sono animali anche veloci, quindi se sentono il predatore si allontanano rapidamente. E dopo vedremo anche un altro uccello indicatore che a volte si posa anche su di loro e li può aiutare, ne parleremo tra poco. Allora, direi che adesso vediamo qualcosa di completamente diverso e passiamo a una foto fatta da Maurizio. E questa è particolare perché ovviamente il soggetto è piccolino. Qui siamo in un parco che si chiama Addo Park, che è nella zona centrale verso ovest del Sudafrica, ed è famoso per gli elefanti e per i bagarozzi stercolari. Quando si arriva con la macchina ci sono delle indicazioni, delle istruzioni che ti vengono date, anche in questo parco si può andare tranquillamente all'interno con il proprio mezzo, e ti viene detto di fare molta attenzione agli elefanti, ma quello li vedi, ma più che altro di fare attenzione ai bagarozzi, perché ovviamente quelli sono un po' più difficili da vedere. Quello che vedete è un soggetto che è lungo 3 centimetri sostanzialmente, e ovviamente l'accoppiata fa anche sorridere, no? Perché loro ovviamente trattano lo sterco, e con tutti quegli elefanti ce ne hanno veramente tanto, per cui probabilmente la concentrazione e il rapporto fra questi due soggetti è anche incredibile per questo, perché ovviamente loro la usano, e Filippo adesso ce lo spiegherà, per depositare le proprie larve all'interno di questa pallottolina che guidano in una maniera straordinaria. Un'altra cosa bellissima è guardarli come corrono con questa pallottina, e stanno andando a retromarcia, perché la testa è in basso e stanno muovendosi, diciamo, con le zampe posteriori. Filippo, raccontaci alcuni aspetti che sono veramente incredibili. Sì, diciamo che già hai accennato tu qualcosa, e questo ci testimonia come in natura non si butta via niente. Anche gli escrementi sono ricchi comunque di nutrienti, questi degli elefanti, e gli stercorari ne approfittano, ovviamente sono cibo per loro e per le loro larve, che appunto nascono all'interno di questi dello sterco. E come dicevi, fanno un bel cammino, vedete come la trasportano all'indietro. Dove la stanno portando? Portano queste palline nelle loro tane, che sono sostanzialmente dei buchi nel terreno. La cosa interessante è che non vanno a casaccio, ma loro vanno a retromarcia facendo delle linee rette praticamente, quindi la strada più corta che li possa portare alla tana.
e gli studiosi si sono chiesti come fanno a trovare queste linee rette. E la risposta è che praticamente ogni tanto si è visto che loro salgono su queste palline di sterco e fanno una sorta di danza, un balletto, si orientano. Ed effettivamente si è scoperto che si orientano di giorno con il sole, quindi con il moto apparente del sole, e di notte osservando la luna e le stelle. In più vedono anche la luce polarizzata, quindi riescono a stabilire delle rette particolari che noi non riusciamo a vedere e che li portano alla loro tana. E poi si è scoperta un'altra cosa, studiando questi animaletti, si è visto che ogni tanto, quando fa più caldo, loro salgono più frequentemente sulle palline di sterco. Perché lo fanno? Con le telecamere termiche si è scoperto che la pallina di sterco è più fresca rispetto al substrato, quindi alla terra. E quindi loro si rinfrescano, un po' come facciamo noi quando stiamo sulla spiaggia senza ciabatte e andiamo di corsa da un'ombra di un ombrellone all'altra, lo fanno anche loro, quindi ogni tanto salgono, si rinfrescano e poi ripartono, fanno la loro danza, si orientano e ripartono. E questo è stato scoperto con un esperimento divertentissimo, perché dei ricercatori hanno messo delle ciabattine, delle scarpette a questi scarabei per vedere se diminuiva la frequenza, non avendo caldo, con la quale salivano su queste palline. Ed effettivamente era così, era una questione anche termica. E sono animali incredibili che ci ricordano appunto della natura, non si butta nulla e sono tanti poi e quanto può essere preziosa per loro una pallina di sterco, perché se la combattono ci sono scarabei più grandi, più prepotenti che vanno da altri e gli rubano la pallina già fatta, già bella formata per trasportarla nella loro tana. Questo... Tra l'altro, Filippo, rispondendo alla domanda di Fabrizio Picco, lo sterco raro, l'ho visto in Sardegna, era il suo simile. Ci sono tantissime specie di questi. Sì, ce ne sono tantissime, sono circa 6.000 in tutto il mondo di sterco rari. 6.000. E solo sterco rari, quindi solo animali piccoli coleotteri che hanno questa abitudine, appunto, che vivono grazie allo sterco. E poi invece di coleotteri ce ne sono milioni e milioni, di insetti ancora di più, insomma, sono veramente i dominatori del pianeta. È incredibile. La pallina, sì, la formano loro. È vero che gli escrementi dell'elefante hanno questa forma, assolutamente, ma loro non potrebbero trasportare tutta la palla di elefante, quindi la formano loro, la staccano, la manipolano e se la portano via. Sì, una delle cose che è curiosa che fanno le guide quando ti portano in giro in questi che chiamano game drive, no? È quello di raccogliere i vari modelli di sterco, aprirli, sbriciolarli per farti vedere, ecco, ha mangiato questo tipo di foglia, ha mangiato questo... Sì, fantastico, ovviamente puoi immaginarti noi europei la faccia che facciamo di fronte a questi che annusano, dicono, ah sì, ha mangiato, questo è di questo, ho capito, va benissimo, però è incredibile. Però effettivamente... Nel concetto di utilizzare tutto, è anche vero che è proprio un ciclo continuo la vita che vedi in queste situazioni. Esatto, a proposito di questo, proprio con gli escrementi degli elefanti, e siccome loro non hanno un grande apparato digerente, ci sono molte fibre nella cacca, esatto, degli elefanti, e questa può essere riutilizzata anche per fare della carta ecologica. Fantastico. Vedo che Michael chiede se solo feci o erbivori, solo feci di erbivori. Immagino di sì che si... di sì, però in natura dire solo o sempre è quasi sempre sbagliato, perché molto spesso c'è l'eccezione che conferma la regola. Però anche perché quando hai fame magari ti attacchi pure a quello del carnivoro, come dici. Esatto. Giustamente Laura sottolinea che non è una gran vita, è vero, è verissimo. Mai però come quelli che realizzano le scarpine per gli stercorari. Pensa a quello che ha cucito le scarpine del Bagarozzo. Bene, facciamo una coppietta di immagini prima di iniziare la battaglia, io già sono caldo, State connessi perché vi coinvolgeremo direttamente e arrivano le zebre. È una foto che ho fatto dalla pozza dove c'era il Black Mamba, da quella... E purtroppo pioveva anche qua e quindi il riflesso o è venuto benissimo oppure poteva essere una foto
molto più bella. A te la parola, Filippo. Qua abbiamo una curiosità lampo sulle strisce, giusto? Beh, a me piace tantissimo anche questa foto, perché si vedono molto bene gli animali uno vicino all'altro, si vedono le strisce, e la domanda che potremmo farci, appunto, a cosa gli servono queste strisce? Ci sono varie ipotesi, io ve ne riporto tre. La prima è che, come vedete dall'immagine, le strisce sono tutte diverse tra di loro, quindi ogni zebra ha le strisce differenti, un po' come le nostre impronte digitali, e quindi probabilmente loro riescono anche a distinguersi tra di loro all'interno della mandria, quindi gli servono per riconoscersi. Questa è una delle teorie. Poi ce n'è un'altra che dice che sostanzialmente fungano da deterrente rispetto agli insetti, soprattutto i tafani. Quindi il tafano non è che non si avvicina alle zebre, però quando è il momento di posarsi sulla zebra e di pungere l'animale, questa colorazione gli dà un po' fastidio, non sa bene dove posizionarsi, se sulla striscia nera o quella bianca, e quindi preferisce un mantello invece più omogeneo. Anche in questo caso sono stati fatti degli esperimenti interessanti con dei cavalli rivestiti invece con dei mantelli da zebra strisciati. E poi c'è un'altra teoria che invece parla del mimetismo disruptivo. Che cos'è questo mimetismo? Cioè, se noi vediamo le zebre così, non ci sembrano mimetiche, perché si vedono molto bene rispetto all'ambiente. Ma non è il criptismo, è un altro tipo di mimetismo. In questo caso le zebre praticamente si confondono tra di loro. Vivendo in grandi gruppi, quando arriva il predatore, per esempio una leonessa che le vuole catturare, non le può catturare tutte, ovviamente, ne deve scegliere una. Quindi quando si avvicina e loro scappano, con queste strisce per qualche momento confondono la vista del predatore, che non riesce bene a distinguere la sagoma del corpo, e per una leonessa è importante riuscire a capire la sagoma del corpo, e deve cercare di attaccare ovviamente al collo per uccidere la preda. E quindi questo è un tipo di mimetismo che poi ritroviamo anche in tanti altri ambienti, per esempio sott'acqua ci sono tanti pesci che cercano di spezzare la forma del proprio corpo con delle strisce, con dei pois. Ed è una tecnica che funziona. Fabio ti dice che la terza teoria è quella più accreditata in letteratura. Esatto, però ci sono pubblicazioni scientifiche anche su quelle degli insetti, quindi poi ne ho sentite altre, vabbè, assurde. C'è una dirompente di un socio AFNI, Marco Maggesi, apro parentesi, che sarà con me giovedì prossimo a parlare di insetti e ragni incredibili invertebrati, quindi saremo insieme a lui, a Marco Bertolini, e è una teoria che secondo me, che ne dici Filippo, è passabile? Ovviamente non a loro, loro fanno le strisce, c'è qualcuno che gli passa sopra naturalmente. Certo. E poi l'occhio, ma io credo, Michael, dobbiamo chiedere una cosa, gliela chiedi tu, tu lavori in Africa, vedo anche la tua foto del profilo, Michael, o sei un super appassionato? Perché è riuscito a cogliere perfettamente nella carrellata che hai fatto il piccolo uccellino sulla zebra, la seconda a destra, che vive in simbiosi, non solo con le zebre, ci sono varie specie, lo vedremo più tardi anche in un'altra immagine, e in effetti è straordinario. Complimenti all'occhio di Michael. Filippo, che funziona ha l'uccellino che aiuta la zebra? L'uccellino, diciamo che lui si nutre soprattutto di insetti parassiti, quindi rimuove zecche che si mangia voracemente, e poi può essere utile per gli erbivori, perché li avverte in caso di pericolo, quindi se sta arrivando un predatore emette degli allarmi e li allerta immediatamente. In altri casi invece può essere anche un problema, per esempio se dei grandi erbivori hanno delle ferite profonde, la bufaga può anche un po' infierire su queste ferite e provocare anche dei dolori all'animale. Ecco, passando a quella di Maurizio, faccio solo vedere che questa foto la trovate nel mio libro, e sono contento che sia piaciuta, anche a me è una foto che piace molto, e grazie per i commenti positivi.
Ed ecco questa bellissima tua foto che ha una storia divertente dietro. Sì, sì, assolutamente curiosa. Anche qui eravamo al Kruger e come vi dicevo si percorrono queste strade con molta lentezza, anche perché così hai l'opportunità di vedere a destra e a sinistra, perché ovviamente gli animali sono veramente dappertutto. Stavamo percorrendo una zona abbastanza con molte frasche e a un certo punto sulla destra ho notato che c'erano due cuccioli di iena con un'altra, quella che sembrava probabilmente la mamma. Per cui lentamente mi sono accostato in Africa, in Sudafrica ovviamente la guida è a destra, per cui ero dal lato favorito, ho tirato giù il finestrino e ho cominciato a fare le foto a questi due cuccioletti, erano comunque abbastanza nei rovi, per cui non si riusciva a distinguerli perfettamente, ma era comunque divertente fotografarli. A un certo punto con la coda dell'occhio, sai comunque con l'occhio attaccato alla fotocamera, ho notato un piccolo movimento in basso, vicinissimo allo sportello, 1,5 metri, e mi ero fermato inavvertitamente vicino a lui, che doveva essere probabilmente il maschio del gruppo, che era lì tranquillo, che aveva alzato il muso per guardare chi era questo che a momenti non lo prendeva sotto con la macchina. Ovviamente sarebbe stato del tutto involontario, però la situazione era straordinaria, perché veramente era a 1,5 metri, poco di più, per cui sono riuscito ad abbassare l'inquadratura e a fare quasi un contatto con l'occhio, che è una cosa ovviamente molto molto bella nei primi piani, il contatto con l'occhio fra il fotografo e l'animale, e ovviamente è stato veramente un colpo di fortuna, perché nel momento in cui mi accostavo, no, probabilmente guardavo i due cucciolini, ma non ho fatto minimamente caso alla iena che era lì a fianco e che mi ha guardato come per dire: guarda questo che mi rovina la siesta con questa macchina. Ecco Filippo, prima di che tu dica qualcosa sulla iena, devo dire che a livello fotografico questa è un'immagine veramente molto bella, perché snatura un po' il significato semantico che noi diamo alla iena come animale cattivo, parassita della società, no? È quasi ha un aspetto quasi dolce, ecco, questa immagine. Per questo contrasto con le caratteristiche che sono entrate nell'idea comune dell'animale, e invece questo momento di intimità col fotografo è un valore molto, molto bello per queste immagini. Raccontaci qualcosa sulle iene, Filippo. Sì, verissima questa cosa che dicevi sull'immaginario collettivo, sulla visione della iena, che è data molto anche dal verso che fanno alcune iene, soprattutto di notte, quella classica risatina, che si può sentire a grande distanza, e quello invece è un verso che loro fanno per comunicare tra di loro, le iene, perché sono animali gregari e territoriali e hanno una spiccata gerarchia all'interno del branco, e quindi quello è un gesto di paura e di sottomissione. Magari quando si trovano di fronte ad una carcassa, è un modo per dire agli altri individui: mangiate prima voi, io vi seguo, mangerò dopo. E poi c'è da dire che le iene non è vero che mangiano solo carogne, intanto è una funzione ecologica molto importante, però non mangiano solo carogne, loro hanno un ottimo olfatto, quindi sentono l'odore delle carogne anche a distanza, e poi sono intelligenti, guardano anche altri segnali, per esempio osservano gli avvoltoi in volo e li seguono per capire dove sono le carogne, ma sono anche degli abilissimi cacciatori, cacciano in gruppo e spesso sono proprio i leoni che li vanno invece a rubare le prede una volta che l'hanno catturato. E loro, vedete, hanno queste mascelle molto robuste, molto forti, e una cosa che fanno un po' cruenta, diciamo, è che quando riescono a fanno degli inseguimenti molto lunghi alle prede e gli sferrano tutta una serie di morsi, e quasi mai c'è il morso fatale come fanno per esempio i felini che uccidono la preda, ma a volte le iene può capitare che vadano a mangiare un animale vivo proprio e lo sbranano in pochi minuti, si finiscono per esempio un antilope, perché sono voracissime, e poi si devono sbrigare perché altrimenti arrivano altri predatori, appunto come i leoni, che gli possono soffiare la preda. Le strategie, esatto, sì. Benissimo.
Però anche il tasso del miele lo fa, scusate. Sì, sì, ma è abbastanza comune. La comunque. Miele diventa, perché questa foto è bella. Mi sto preparando a quello che sta per seguire. Per accadere. Abbiamo finito la prima parte, diciamo, divulgativa, e vi vogliamo proporre una cosa un po' diversa che vi coinvolge direttamente. Mentre ve la spiego, vi facciamo vedere un filmato degli elefanti alla Beverata. E io vi racconto che cosa andiamo a fare. Ecco, allora, praticamente io e Maurizio, puoi smutarti il microfono così parli anche tu, io e Maurizio ci diamo battaglia, una sorta di battaglia a stile rapper, dove presentiamo una foto dopo l'altra, una mia e una di Maurizio, e le presentiamo al giudizio del pubblico. Quindi accettiamo qualsiasi cosa voi ci vogliate dire, tranne gli insulti più diretti, però è proprio una sfida dove ovviamente deve prevalere la foto migliore. Quindi non solo la migliore, ma quella che ha più, quella, come dire, quella che viene proporzionata meglio, perché se ci basiamo sulla foto migliore ho già perso. Se ci basiamo su quella promozionata meglio, posso avere qualche chance. Assolutamente. Quella che il pubblico, come quando si fanno le barre dei rapper, ha più. Esatto. E quindi noi vi invitiamo a risponderci appena noi mettiamo le foto. Noi sappiamo che c'è circa 30 secondi, un minuto fra quando noi la mandiamo e quando voi iniziate a scrivere, e quindi mentre noi le facciamo vedere e ci diciamo qualcosa io e Maurizio, Filippo poi ci dice qualche curiosità sugli animali che andiamo a vedere. Allora io vi sfido e inizio la mia sfida. Siete pronti? Vai. Avete compreso tutto? Sì, ora ci divertiamo. Ed ecco qua, io ti sfido con questi due elefanti. E tu mi rispondi uno Springbok, un cucciolo di Springbok che si allatta dalla mamma, per cui, come dire, il massimo della dolcezza a confronto della vecchiaia, della crudezza della tua immagine, che oltretutto non è neanche colorata, per cui, come dire, la trovo veramente piatta, francamente. Qui c'è proprio la vita, vedi, qua è proprio piatta. Questo incrocio, la tua è tenera, è bella, c'è anche due diagonali bellissime. Ma non devi parlare di me, devi parlare di te, me. Però capisci, cioè, questa è la vita, è scolpita nella pelle di questi animali, che sono quasi un unico sguardo fuso di due animali. È una cosa, credo che sia la foto più bella che io ho fatto in Africa. Beh, allora se questa è la più bella cominciamo veramente male, devo dire la verità, ragazzi. Pensiamo cosa c'è dopo, allora. Guarda la concentrazione di questo cucciolino che va verso la vita, probabilmente finirà in bocca a qualche leone o qualche leopardo, però comunque va verso la vita, questo è già... Filippo, tu che cosa ne pensi? Ovviamente non hai molta scelta, puoi dire che è la migliore la mia, però vai tranquillo. Non sono entrambe... però, Filippo, da me. Entrambe bellissime. Allora, questa ovviamente è molto tenera, mi fa venire in mente proprio la rapidità con cui gli erbivori devono tirarsi su quando nascono, per esempio, che loro subito, appena nati, dopo pochi minuti, si alzano sulle zampe e devono bere il latte della mamma e non hanno tempo per imparare a camminare come faremmo noi, perché la vita è dura. E l'altra, invece, quella di Andrea, con tutte quelle rughe viste vicino agli occhi, mi fa pensare anche alla saggezza degli elefanti. Ecco, qualcuno l'ha scritto. Esatto. Che sono degli animali, sono tra i pochi animali che vivono di più in natura che in cattività. Di solito gli animali in cattività resistono di più perché hanno le cure, invece gli elefanti adulti non hanno grandi predatori e sanno badare molto bene a loro stessi, e quindi mangiano un po' di tutto, vengono guidati dalle femmine, dalle matriarche che le portano, che guidano il resto del gruppo alle pozze d'acqua agli alberi con i frutti migliori, insomma. Mangiano veramente tutto gli elefanti, da tutto quello che c'è di vegetale mangiano tutto, solo peperoni, peperoncini e il resto, dai bastoni alle cortecce, riescono a inghiottire tutto. No, fantastico i commenti di chi vota, che ringrazio, però c'era, se non sbaglio, Bianca Marina che diceva
che era indecisa, no, non fare la democristiana, devi dire una dei due, no? Non fare, oltretutto Capanna non renderesti neanche onore al tuo cognome, per cui per favore Bianca Maria devi dare un giudizio, no? Non puoi dire so, non so scegliere, questo è democristiano, non va bene assolutamente. Che meraviglia, anche, sono i due, questi due voti decideranno la prima bet. No, non barare, Andrea, c'è cioè, una valanga dei cuccioli, non fa finta adesso, questi due voti, mi dispiace. Quanto state, che io non leggo i commenti. Guarda, stiamo tanto per i cuccioli, poco per gli elefanti, tanto a poco. Attenzione, c'è la verità. Guarda che c'è Saverio che siccome è geloso di te, Andrea, Saverio fa le dirette con me, ha votato elefanti. Adesso lui non sa cosa gli succederà in diretta la prossima volta, non ha proprio idea. Bianca Maria comunque ha votato cucciolo, mi dispiace, a questo punto è finita la battaglia. Andiamo avanti. C'è una crisi di gelosia qua, eh? Vabbè, Faisal come al solito scrive tutte queste cose, Faisal, sì, sintetico, ma guarda tu. Però, ovviamente conosco. Non ha votato, ecco. Sì, ma vabbè, come al solito, perché Faisal è anche lui è democristiano. C'è un passo, due voti per gli elefanti, lui ha diritto a due voti. Sì, questo è Saverio, capisco. È geloso, Andrea, è geloso. È la seconda diretta che facciamo insieme, no? Non si regge più, guarda, sta come un pazzo, guarda. Va bene, io direi che ci siete piaciuti tantissimo e allora proseguiamo la battle con altre due foto, una mia che è il leone, la vita del leone, tutta la vita del viso, contro agli accidenti, hai giocato sporco, Maurizio? Assolutamente sì, è forte emozione naturalmente, tu un leone statico, cioè quello ragazzi è facile, questo si era smangiucchiato un elefante, aveva appena finito di combattere con un elefante molto più grande, combattere, in realtà non l'aveva neanche combattuto, l'aveva semplicemente mollato giù, ruggito e aveva fatto fuggire l'elefante. No, adesso per un attimo esco dalla battaglia e vi faccio notare una cosa, guardate lo sguardo della foto del leone, della foto di Andrea, è comunque veramente particolare, perché è uno sguardo, un contatto bello con il fotografo. La forza della mia foto sta nel rosso del sangue che è nella mandibola del leone, perché chiaramente stava passeggiando con questo elefantino. Una scena comunque, devo dire, molto lunga, perché è durata, credo, per l'elefantino molto tempo, troppo. È anche singolare, perché nella Jeep dove eravamo c'era una signora che consigliava a dire alla guida di fare qualcosa. Voi immaginate se quel poveraccio poteva andare lì a separare i contendenti. Per cui, scusami Fabio, 5-0 per me, Scusa Andrea. Grazie Fabio, potevo 6-0 capotto proprio. Mi dispiace. Allora, il mio miglior amico, il mio miglior ex amico, mi dice, il leone è relato, capisci? No, anche Saverio si gioca alle... Saverio adesso deve sta facendo contrita penitenza, perché lui si è reso conto di aver fatto una cosa che non doveva, per cui adesso sta facendo contrita penitenza. È un'immagine cruda la tua, ma ovviamente è uno scatto che racconta, ecco, e lo scatto che racconta trasmette sempre emozione. Può essere un'emozione forte come in questo caso, perché poi il tuo racconto che mi hai fatto, se ce lo vuoi veramente fare brevemente e poi cediamo la parola a Filippo. Assolutamente, questo qui eravamo nel parco Chobe in Botswana, per cui la mattina il ranger aveva individuato questa situazione di questo elefantino solitario già ferito che era stato puntato dal leone. Per cui probabilmente l'elefantino era stato già oggetto di una caccia durante la notte ed era stato abbandonato dal gruppo, perché normalmente vengono sempre abbastanza protetti. Purtroppo per lui il leone era veramente molto grosso e molto potente, per cui è riuscito a buttarlo giù e purtroppo a cominciare a predarlo. E nei lamenti veramente strazianti è arrivato un elefante solitario che forse ha pensato di provare a difendere l'elefantino, si è avvicinato verso il leone che si è semplicemente girato e ha fatto un ruggito incredibile,
per cui l'elefante si è fermato, l'elefante maschio gigantesco si è fermato, ha defecato e urinato, per cui per lui la battaglia era finita e se n'è andato mollando l'elefantino al suo triste destino, che veramente è stato molto cruento, perché siamo ripassati in quella zona circa 4 ore dopo e l'elefantino era ancora vivo, cioè lui lo stava ancora cercando di finire di uccidere. Lo faceva, vi racconto questo dettaglio un po' cruento, passando nella parte più tenera, per cui nell'attaccatura delle zampe anteriori, dove la pelle era più tenera, ci ha spiegato la guida che attaccano quel punto per poi riuscire ad arrivare fino al cuore e ai polmoni e sostanzialmente soffocarlo nel sangue. A questo punto spero che i bambini siano a letto, mio figlio no, perché ho visto che ha votato il leone di papà, naturalmente, cuore di papà, però... Mentre parlavi, è arrivato direi un'ovazione da una parte del pubblico più sì, a livello fotografico e a livello emozionale per il ritratto del leone, ecco. Ma l'ho detto anch'io, il ritratto del leone è fantastico, poi è chiaro che non c'è competizione, però sostanzialmente è molto molto bello, assolutamente. Guarda, è ripartito benissimo, però poi l'emozione principale è forte, quella, poi dopo tutta la sei cavata con la sua solita immagine statica, un po' così, insomma. Filippo, due parole spot, poi passiamo alle altre due foto. Sì, qui c'è poco da aggiungere, avete già detto tantissimo, e volevo rimarcare quello che diceva Maurizio sul fatto che la natura a volte è cruda, ma è così, è bella anche per questo, nel senso che a volte proprio nei leoni, dove c'è il maschio dominante, lo dicevamo anche prima, quando questo viene spodestato e quindi arriva un nuovo maschio, a volte succede che il maschio uccida tutti i cuccioli presenti nel branco per poi accoppiarsi con le femmine. E quello che diceva Maurizio prima è che noi dobbiamo accettare anche questa parte della natura. C'era gente che gli diceva, che chiedeva al ranger di intervenire di fronte a questa scena, e non va fatto, perché la natura va avanti così. Ma ora, onestamente, non saprei neanche come poteva fare a intervenire. Andava là, gli dava due spacchette sulla spalla, e guarda, finisci di mangiare, per favore. No, ma poi è una cosa naturale, che purtroppo mentalmente ci viene subito da pensare che uno sia il buono e l'altro sia il cattivo, uno esatto, è da salvare, esatto, e l'altro esatto. No, in realtà il leone, se non mangia, muore lui, non vive. E poi verseremo lacrime per il leone che muore di fame, per cui, come dici, esatto. Passiamo alla terza battle, ne abbiamo 6, quindi non ne abbiamo tantissime. Ecco, la terza battle inizia con la foto più bella che io abbia mai fatto in Africa, ed è una foto fatta al cheetah, al ghepardo, giusto? Esatto. Giusto. Confondo ghepardo con leopardo, non so perché ho questo problema, poi mi dico ghepardo veloce, allora mi è più facile. Racconto brevemente per perdere tutti i voti che potevo guadagnare con questo scatto. Esatto. Questo scatto è fatto con un 500 mm, una lente lunga, pesante, ed c'era questo ghepardo distante, pioveva, freddo, io avevo già alzato gli ISO al mio limite massimo, quando voglio poi stampare la foto che la vedete dietro, che è 3200, posso, delle volte scatto a ISO più alti, però c'era pochissima luce. L'animale era fermo, lì piantato, metto un 60° di secondo, che quindi è un tempo abbastanza, diciamo, lento. Appena ho iniziato a provare a scattare, l'animale si è mosso e ha iniziato a correre, quindi io ho automaticamente fatto il panning col tempo migliore che potessi avere, quindi mi è venuta questa cosa che se avessi voluto farlo non ci sarei mai riuscito. E Maurizio mi risponde, però, attenzione, con un ritrattone, Però allora intanto cominciamo a dire una cosa, Andrea, perdonami, dalla descrizione che hai fatto testimonia tutta la casualità con cui tu fotografi, per cui, come dire, cioè, consideriamo anche questo, cioè, dal punto di vista del telespettatore, visto che Saverio mi sta dicendo che lui è il principe del mosso, puoi anche inserirlo, il che vuol dire che voterà di nuovo a tuo favore e questa la pagherà di nuovo. Però vedi, qui c'è un ritratto che è un'intimità fra due soggetti che condividono la stessa vita, per cui c'è questo piccolo uccellino che è sproporzionato, guardate, rispetto alle corna del bufalo, il bufalo che era in una pozza, si stava rinfrescando,
aveva l'uccellino ed era in semi nascosto da questi rovi, per cui qui l'abilità del fotografo è posizionarsi, inquadrare, scattare, non una botta di ciapette come quella che hai avuto tu, che lui si è mosso e tu hai fatto la foto mossa. Se l'avessi fatta fissa non sarebbe stata una foto, sostanzialmente. Questo, ecco, io invito chi ci ascolta a riflettere su questo punto attentamente. Devo dire ma tu di lavoro fai il venditore, perché probabilmente... Assolutamente sì, mi occupo di marketing e vendite, per cui come puoi immaginare non hai nessuna chance. Dai Filippo, ti dici qualcosa su questi due che fanno parte dei Big Five o no? I Big Five sì, il Buffalo sì, e il Ghepardo pure, mi pare. Non è tanto big, ma... Esatto. Ma fa... no, guarda, lo spaccia come Big Five, ma non è Big Five. Esatto. Lo spaccia, capito? C'aveva quella ha tirato fuori, capito? Allora, da dove partiamo? Dal Buffalo o dal... Dal Buffalo. Ok, allora il bufalo, come diceva Maurizio, è un erbivoro e diceva che stava vicino a una pozza, non lo sapevo in questo caso, però loro, i bufali si devono avvicinare a bere molto più frequentemente rispetto alla giraffa che abbiamo visto prima. Devono bere, vivono in grandi gruppi, in mandrie numerose, e qui c'è di nuovo il rapporto con la bufaca che gli leva le zecche. Bellissime queste corna a doppia V, che nascondono in parte le orecchie grandi che si trovano sotto, e tra l'altro è un animale anche difficile, cioè non ci si può avvicinare troppo, vero Maurizio? Perché sono pericolosi, possono caricare. Tra l'altro è un animale che non vede benissimo, però se sente la minaccia, in questo caso aiutato anche dalla bufaca, dall'uccellino che c'è sopra, potrebbe caricare ed è molto pericoloso, insomma. Sì, qui la strada era leggermente più alta, per cui ti potevi riuscire ad avvicinare il più possibile per scattare questa foto, perché lui effettivamente non avrebbe potuto saltare verso la macchina, altrimenti è raccomandato non avvicinarsi a questi soggetti così, assolutamente. Tant'è che sono pochi anche i predatori naturali, i leoni lo attaccano, ma gli altri... E qui invece se Andrea non fosse stato così sincero... Avremmo pensato che questo leopardo... Ma no, ma... stesse facendo una corsa delle sue da animale terrestre più veloce... Che poi faccio notare un'altra cosa, perdonami. C'è anche una foglia sull'occhio che rende la fotografia, direi, pessima proprio nel suo... Perché non c'è il contatto visivo, cioè... Vedete? Sopra l'occhio, ecco, intanto. Sì, però offusca lo sguardo. La tecnica ti faccio vedere, vedi, il bufalo è troppo disturbato dai rami. Ha ragione. Non potevo. Allora, intanto non si può fare, per etica della fotografia naturalista, spostare i rametti. Poi devo dire che la situazione non era particolarmente favorevole, perché andare lì con una pinzettina non mi sembrava il caso. Per cui ho fatto questo nascosto. Vedi, Antonio, giustamente, ecco, Deborah già un po' meno, ma Antonio aveva colto assolutamente. Vabbè, questi sono amici tuoi, hai capito. questa qui è la moglie di mio fratello, che dice che il bufalo è dolcissimo, è per questo che ho fatto me. È la tua clacca, vedi. Mi sono portato tutti da casa. C'è una famiglia numerosa. Passiamo alla quarta battle, dai. Dai. Abbiamo un animale mitico che ho visto solo io col mio fattore C, che è il... è un unico animale, eh? È un unico animale. Che è un rinoceronte bifronte, mentre tu come... sempre qua rimaniamo nei rinoceronti, Davide Golia, io la chiamo questa foto perché... Tu giochi sempre tutta tenerezza, hai sempre tanto uno duro, ma poi hai il cuore d'oro. Esatto. Ma, okay. Intanto la tua è Photoshop chiarissima, mi dispiace, ma quelle due teste attaccate, una nelle ciapette, una... No, è chiaramente Photoshop, assolutamente evidente, come dire. Questo Gianno bifronte, mi dispiace, ma... Mentre invece io mi gioco la ballerina bianca che guarda il rinoceronte e dice: ragazzo, ma qui stavo mangiando io, sei arrivato tu e che cosa vuoi, scusa, non ho capito. Per cui, ecco, questo è significativo, sicuramente molto più del Photoshop. Parlaci un po' dei rinoceronti, Filippo, mentre aspettiamo che il nostro pubblico ci dica qualcosa. Prenda posizione. Sì. Allora, qui sembra proprio un tosa erba, guardate come sta mangiando l'erba.
Questo rinoceronte sono degli erbivori che vivono in ampi spazi e poi qui dà molto risalto anche alle corna del rinoceronte, che purtroppo vengono prese dai bracconieri per la cucina, per la medicina orientale, anche se non, ovviamente non hanno alcun valore e non servono a nulla, sono fatti di cheratina come le nostre unghie, quindi è come curarsi con le nostre unghie. Quest'altra pure è molto molto bella. Una curiosità è anche sul nome di questi rinoceronti. Sono tre rinoceronti bianchi, in Africa c'è anche rinoceronte nero, ma la differenza non è nel colore. Questo sembra un pochino, questi due sembrano un pochino più scuri rispetto a quello di Maurizio, ma non c'è nessuna differenza. In realtà tutto nasce da un equivoco, da un errore, perché gli olandesi chiamavano il rinoceronte bianco, che ha la bocca più larga rispetto al rinoceronte nero, lo chiamavano white, e gli inglesi hanno interpretato questo white come white e quindi l'hanno chiamato bianco. Il rinoceronte nero invece ha un labbro più lungo, il labbro superiore, e si distingue abbastanza bene da questo. Ma non è che sia più nero, appunto, sono entrambi grigi. Sono Andrea, profondamente io passerei direi di oltre. trasmissione, vi ringrazio, siete stati tutti gentilissimi. Io passerei oltre perché proprio hai preso proprio una grande. Ma Mamma proprio. grazie, Cioè, attenzione, 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 un voto, un voto. perché stanno arrivando i voti per me, ecco, E quindi. vabbè, sì, sono tutti dopo. Secondo me tu gli mandi i messaggi. Primo piano rinoceronte, grazie. Stefania, eccezionale. Io andrei avanti, farei cadere la cosa. Passiamo alla prossima, la penultima, attenzione. Attenzione. Questo è Scusate. leopardo ambientato. Vi racconto brevemente la foto. Cosa succede? All'ultimo giorno io sono riuscito a fare un safari anche al mattino, però siamo partiti alle 6 e tipo, scusa, alle 7, tipo alle 9 mi venivano a prendere per partire perché poi avevo l'aereo. L'unico animale che non avevo ancora visto è il qui presente leopardo, vedi che mi sbaglio ancora, il leopardo, e la guida, 10 minuti prima che noi dovessimo andare, dice: "Ah, ho visto un leopardo, andiamo a vedere". Andiamo a vedere, c'era questo leopardo con tre leoni sotto perché aveva appena catturato un impala e i leoni gliel'avevano fregato. Faccio due foto e poi la guida dice: "Purtroppo ragazzi dobbiamo andare", e quindi quelli della Jeep mi hanno odiato veramente in maniera pesante. Quindi questa storia spero venga premiata. E tu mi rispondi? Ecco, allora, qui anche c'è una piccola narrazione. Questo è un leopardino che stava sul ramo, perché sull'albero, eravamo già passati la mattina, era una coppia di cuccioli che la mamma li lascia sull'albero perché va a cacciare, per cui li protegge lasciandoli sopra. In realtà uno dei due poi era anche sceso, risaliva. Questo era quello più prudente, è rimasto tutto il tempo sopra. L'avevamo visti la mattina, poi siamo tornati, come vedete. Era già scuro, era già buio, e il ranger ha provato a farci fare una foto, per cui si è avvicinato con la Jeep, piano piano, lentamente, andando sotto il ramo. Poi mi ha fatto un cenno, ha fatto un cenno a tutti, non solo a me, dicendo che avrebbe alzato la torcia per illuminarlo un istante e noi avremmo dovuto scattare in quel momento. Per cui l'emozione era tanta, stavo lì che mi stavo preparando a fare questa foto. Parte la foto, parte la flashata, scatto, e lo scatto è di una lentezza cosmica, perché nella fretta non avevo guardato che avevo messo un tempo, ma veramente comico, un errore non dico da principiante, quale comunque sono anche adesso, ma un errore clamoroso. E invece, quando poi lo sono andato a vedere, il tempo è un decimo, quello che vedete è un decimo, con un 300 mm, che pesa abbastanza, perché era quello a collo di bottiglia, un F4 della Canon. E quando sono andato a vederlo non ci credevo, perché incredibilmente era venuta di una nitidezza incredibile, fantastica. Per cui è stata una foto ancora tutt'oggi inspiegabile, perché un decimo, una foto così ferma. Per cui questo è un miracolo tecnico, per cui mi invito a votare. Vi faccio anche notare un'altra cosa: qui c'è lo sguardo del soggetto, lì ci sono un paio di chiappette, cioè non è che c'ha, cioè, qui un paio di chiappette di leopardo, cioè non è che ci abbiamo un albero e due chiappette di leopardo. Francamente, adesso Beatrice giustamente
voto Andrea per tirarlo un po' su, però insomma... vedi Maurizio, c'è stile e stile, ecco, ma proprio tu hai capito che hai vinto e quindi ci vai giù pesante. Andrea, l'anima romana emerge dalla tua classe ligure. Io sono un po' più, capito, un po' più ruvido. Ho visto questa foto come è venuta, un po' per fortuna, tu qua mi dici un decimo, tutti va, Leopardino. Io sono stato sincero e ne pago le conseguenze. Ma io sono stato sincero, ho detto che ho fatto una birlata. Non lo trovo molto corretto. Evidentemente il leopardino colpisce più di un paio di ciappette di leopardo sulle nuvole, capito? Come dice Saverio, vota al miracolo, ecco. Esatto, in questo caso è un miracolo veramente. Ci dici due cose sul leopardo e così poi passiamo all'ultima battle. Che è praticamente sì, inutile. Per quanto riguarda la foto tua, Andrea, se la puoi rimettere un attimo, per provare a ridargli un po' la forza, mi piaceva tantissimo l'albero, quindi il fatto del bianco e nero, e quest'albero con questa divisione dicotomica dei rami mi ricordava un pochino anche l'evoluzione, no? Quindi l'albero dell'evoluzione della vita, descritto anche da Darwin, quindi generazione dopo generazione, come si evolve la vita sulla Terra. E poi il fatto che ha usato il bianco e nero ci fa parlare, volendo, anche delle pantere, che forse non tutti sanno che la pantera nera in realtà è un leopardo, ma è un leopardo con il manto scuro, però contro luce si vedono ancora le macchie. Mentre quella di Maurizio, beh, l'hanno già detto tutti, cioè questo sguardo magnetico che assolutamente colpisce. E poi dal punto di vista naturalistico è carino anche il fatto che lui ci diceva che la mamma tornava lì all'albero a controllare ogni tanto, insomma, e li lasciava lì al sicuro, perché la vita pure del leopardo non è semplicissima. Diciamo che dopo un paio di anni i cuccioli di leopardo devono imparare a cavarsela da sola e devono diventare totalmente indipendenti, quindi la vita è difficile per gli erbivori che abbiamo visto prima, ma esatto, altrettanto per i predatori, per i carnivori. Come dice Fabio Veggenti, è un NCS, non c'è storia addirittura. Non c'è storia. mi piace Fabio perché lui è proprio diretto, anche nei commenti mi piace molto. Ecco. E direi che anche se devo dire che, insomma, Anne e Settimio dicono bianco e nero. Quello, come dire, sono amici tuoi sostanzialmente, abbiamo mai individuato la tua clac, capito? E passiamo all'ultima battle, e qua inizio io con questo gruppo di ippopotami, e mi risponde l'elefantino al bagno, anche allora, qua elefante, allora dico io, ippopotami. Però ma scusa, tu devi costruire la comunicazione, è giocare cioè, anche qua non c'è competizione, cioè quella è una foto che si può fare anche al bioparco a Roma, dove il buon Filippo frequenta. Questa è una foto che fai anche al bioparco, l'altra è all'interno di un spiega la vita dell'elefante, che si deve continuamente umidificare la pelle perché altrimenti la secca, cioè è un'altra cosa, fa l'idromassaggio, cioè è un'altra foto. Mi dispiace Andrea, ma francamente non c'è storia, avrei vinto pure a sferico, ma questo mi francamente non c'è proprio storia. Pesantissimo. Tra l'altro vinto con quella foto lì, di nuovo abbastanza fortunata, come ha raccontato Anna. Cioè, capisci che a un certo punto poi la fortuna finisce, cioè qui c'è la bravura, la competenza del fotografo, la pazienza, lo stile, lo studio e tutto quanto. Infatti, vedo che però i voti questa volta sono a tuo vantaggio. Leggo che sono a tuo vantaggio. Devo dire che Anna e Settimio hanno ovviamente, questo è la cosa che mi fa capire veramente quanto tu abbia giocato sporco con quel... la parola, il leopardino, hanno ammirato la grafica. Assolutamente. Scusami, c'è un commento di Stefania che mi dà la possibilità di dire a Stefania che, ecco, hai capito tutto Stefania, questi sono rinoceronti, per cui capisci il fotografo quanto è bravo. No, questa parlava di questa foto, per cui attenzione, allora, di Filippo sulla posizione degli occhi, degli organi, no, degli ippopotami.
Sì, intanto quest'apertura della bocca che è fantastica, che può raggiungere 150 gradi ed è meravigliosa. Poi questo assembramento di ippopotami e sì, poi la cosa classica è che gli ippopotami mantengono i loro organi sensoriali tutti su uno stesso piano orizzontale. In questo modo possono stare totalmente immersi nell'acqua e mantenere di fuori le orecchie, gli occhi e le narici, come vedete bene. E poi se Andrea riesce a zoomare un pochino sulle narici, si vede pure che quando stanno per immergersi le chiudono, le sigillano e vanno, eccola perfettamente, e vanno giù in immersione. Sono animali territoriali, sono animali anche pericolosi per questo. Sono erbivori, quindi non attaccano per mangiare assolutamente, però per difendere il proprio territorio, il proprio fiume lo fanno e come. Un'altra cosa particolare, vabbè, ovviamente escono di notte per non surriscaldarsi, vanno a brucare l'erba e sempre per non surriscaldarsi troppo, per non bruciarsi, se ci fate caso ci sono delle porzioni della pelle che sono particolarmente rosate. Questo è dovuto a una sostanza che loro hanno, di questo colore un po' rosato, che funziona un po' come una crema protettiva per proteggersi appunto dai raggi del sole. Bella, Passiamo molto bella. all'elefante perché stiamo andando fuori tempo, poi c'è una breve comunicazione di Maurizio, se intanto la vuoi preparare. Sì, certo. Perfetto, vado velocissimo su questo perché anche dell'elefante sarebbe da parlare una vita. Il fatto che si stia appunto facendo un bel bagno nel fango è sia per togliersi i parassiti, sia per rinfrescarsi, per mantenere la pelle umida, perché gli elefanti non possono sudare, quindi non possono eliminare il calore in questo modo. E un altro modo con cui eliminano il calore è quello di utilizzare le orecchie, le grandi orecchie che sono molto vascolarizzate e le muovono per rinfrescarsi. Poi si vedono bene le zanne, che sono gli incisivi molto pronunciati degli elefanti, che utilizzano sia per combattere, sia per scavare nella terra, e la proboscide, che è uno strumento unico e fondamentale per l'elefante. Sarebbe il labbro superiore unito al naso ed è prensile, formato da tantissimi muscoli, insomma, è qualcosa di meraviglioso. Comunque qui il buon Andrea ha fatto il gol della bandiera, dai, consentiamogli. Dai, lo zero era proprio brutale, un gol della bandiera possiamo consentirlo. Stefania giustamente ha capito dov'è il vero fotografo e per cui ha capito che vuota elefante e sono perfettamente d'accordo. No, no, va bene così, dai, il gol della bandiera non potevamo travolgerlo troppo, dai. È l'ideatore della serata, per cui non, come dire... È incredibile, alla fine la spunta sempre Maurizio. Però ragazzi, abbiamo scherzato, ci avete chiesto. Assolutamente sì. Prima di salutarvi, ovviamente è stata una battaglia che ha solo scopo di divertirci, divertirvi e di farvi vedere delle belle immagini in un modo un po' diverso. Se vi è piaciuto, siamo felici. Sicuramente è una cosa che noi reputiamo originale. Ecco, quindi vi ringraziamo Divertente. tanto di averci seguito, e se è uno schema che funziona, chissà, poi ne faremo delle altre. Ecco. E, Maurizio, ti aggiungo una Grazie. cosa per la tua comunicazione. Sì, volevo soltanto raccontare a chi ci ascolta brevissimamente, siamo in conclusione, che AFNI, insieme al Ministero dell'Ambiente, anzi su un mandato del Ministero dell'Ambiente, organizza un concorso che si chiama Uno scatto per la natura, riservato ai giovani sotto i 30 anni, per cui in teoria anche un bimbo di un anno potrebbe partecipare. La partecipazione è gratuita e questo concorso è nell'ambito di quelle che sono le manifestazioni per un'iniziativa targata ONU, che è Youth for Climate, che praticamente quest'anno vede la tappa in Italia. Ad ottobre ci saranno una serie di incontri e di convention a Milano, speriamo che il Covid ce lo permetta. Fra le altre cose ci sarà anche la premiazione di questo concorso, che vi ripeto è rivolto ai giovani. E sensibilizza, vuole sensibilizzare i giovani al cambiamento climatico e all'osservazione della natura. Ci sono sette categorie, vi dicevo, la partecipazione è libera. Questi sono i giurati che hanno prestato la loro opera. E come vedete, ci sono nomi importanti che ci aiuteranno a trovare la migliore fotografia. Le categorie sono sette, suddivise in due fasce d'età, per cui avremo una prima fascia d'età
fino ai 18 anni, una seconda dai 18 ai 30. Quindi l'invio delle foto parte dal 1 marzo e finisce il 30 aprile. Vi invito quindi ad andare sul sito, che è www.unoscattoperlanatura.it, e aspettare per registrarsi, perché l'invio delle foto partirà dal 1 marzo, ma intanto cominciate ad avvisare tutti quelli in fascia d'età. Purtroppo io per pochissimo non rientro nei 30 anni, ma è veramente una questione che mi ha infastidito, perché è proprio una questione di pochi giorni e sarei rientrato anch'io nei 30 anni. Andrea invece è decisamente fuori quota, però comunque forse Filippo potrebbe fare convenientemente. No, comunque partecipate, è una manifestazione estremamente interessante. Grazie per l'ospitalità, Andrea. Grazie a voi. Io ho due comunicazioni di servizio, prima di ringraziare il bravissimo Filippo Frattini. Tanto dico che Filippo sarà insieme a me in una diretta molto molto delicata che riguarda gli animali confinati, zoo e circhi. Ci sarà, diciamo, quando? Il 18 di marzo, questa diretta, che sarà poi il libro conclusivo della mia cavalcata nel mondo animale. Ce ne saranno poi altri due dedicati alle persone e ai luoghi, quindi non prettamente naturalistici, e vogliamo fare una cosa un po' diversa, fuori un po' dagli soliti stereotipi di questi argomenti, ecco, chiusura sì, chiusura no, faremo qualcosa di diverso. Ci sarà Filippo e Elena Izzotti, quindi due naturalisti che mi aiuteranno a fare una chiacchierata. Chissà, magari ci sarai anche tu, Maurizio, se avrai voglia. Se vuoi, io, come dire, sempre disponibile. Tu sarai il nostro ospite. E invece la settimana prossima, per chi ha voglia di seguirci, ci saranno con me Marco Magesi e Marco Bertolini, soci AFNI Liguria, che sono anche loro naturalisti, biologi, adesso non me lo ricordo più, poi glielo chiedo meglio, e vedremo delle belle immagini di insetti e ragni, non sono così brutti come pensate, è un mondo veramente incredibile quello degli insetti. E invece la settimana dopo ho una diretta organizzata insieme a Blue Deep Emotion ed è integralmente dedicata al problema del finning, della pesca degli squali, del taglio delle pinne quando sono vivi e li ributtano in acqua. Ed è una diretta a cui parteciperà il più grande esperto mondiale di squali, che è Alessandro Di Maddalena. Vi chiederemo di firmare una iniziativa europea, poi vi spiegherò nella diretta di cosa si tratta, perché è una cosa che può dare dei risultati, al contrario delle solite petizioni che si perdono un po' per la strada. Quindi Filippo è stato veramente bravissimo, io faccio un applauso. Veramente, anch'io, grazie grandissimo. A voi. Grazie, e grazie a voi che ci avete seguito, grazie a te Maurizio. Come grazie a te. Foto sono veramente belle, non avevo dubbi. Troppo buoni. Ci vediamo prossimamente allora, grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie. Ciao a tutti. Ciao.